Pronto Decoro è il nuovo progetto partito dal Comune di Fiumicino che prevede una serie di interventi, dalle piccole manutenzioni ma dal forte impatto ambientale e sociale. Sarà un progetto che vedrà impegnate due squadre di operatori che lavoreranno dal nord a sud del Comune di Fiumicino e i cittadini questa volta saranno parte attiva delle segnalazioni. Allora, consigliera, con questo nuovo progetto i cittadini saranno parte attiva degli interventi, giusto? Sì, ci sarà una mail dedicata, credo che si chiami Pronto Decoro. I cittadini potranno scattare una foto della zona di degrado, mandare la segnalazione e verrà raccolta da questo servizio. È servita abbastanza celermente, insomma. Quello che effettivamente diciamo mancava era un po' una squadra, delle squadre che facessero dei piccoli interventi, piccoli tra virgolette, perché sotto l'aspetto del decoro invece diventano anche questi molto grandi, cioè delle situazioni dove per forza di inerzia o addirittura perché poi devi fare un discorso di priorità, i grandi interventi sono fatti naturalmente dalla ditta appaltatrice che ha una certa consistenza e così via. E, tralasciando come quello che vediamo oggi qui sul cavalcavia di Maccarese, quegli interventi che sono apparentemente piccoli ma che però hanno un impatto molto forte sulla popolazione, sulle persone che naturalmente visitano il nostro territorio. Oggi siamo qui, nello stesso tempo poi ci muoviamo e andiamo a via Montanari, anche quella per esempio, soprattutto nelle fermate della, che è la seconda squadra, nelle fermate del trasporto pubblico, che anche quello è pieno di erba e così via, o degli interventi di qualsiasi natura che abbiano questo tipo di caratteristica, delle piccole cose che però anche possiamo risolvere rapidamente con una telefonata. A questo proposito abbiamo istituito un punto diciamo di ascolto delle segnalazioni che vengono fatte dai cittadini con un numero di telefono, con una mail, in modo che immediatamente si passa al vaglio diciamo di queste telefonate. Io spero che insomma non siano proprio tante, penso che nella prima fase saranno tante, che poi le selezioneremo e ovviamente le due squadre faranno l'intervento diciamo che è previsto. I due appalti non sono due grandi appalti, sono due appalti di 75.000 l'uno, quindi 150.000 euro, 75-75, l'abbiamo voluto distribuire in un modo paritetico, un appalto che fondamentalmente fa il nord della nostra città e l'altro fa il sud della nostra città, ovviamente se c'è bisogno poi rimanderemo sia al nord che al sud, a seconda dell'emergenza, se c'è una situazione di emergenza è chiaro che saranno tutti a disposizione, però ha proprio lo scopo di prendere come riferimento delle situazioni di degrado, dei piccoli interventi, dei piccoli lavori che però sono fondamentali per dare l'immagine di una città che è una città ordinata, che è una città più pulita. Allora, Vice Sindaco, ci spiega come vengono filtrate le segnalazioni dei nostri cittadini? Ma il servizio prevederà che noi si metta a disposizione un dipendente che riceverà queste domande che arriveranno o per attraverso delle chiamate, ma speriamo in maniera più completa per mail, perché dovranno prevedere un'immagine, una localizzazione del luogo con la richiesta dell'intervento e con la specifica di qual è la segnalazione. A fronte di questo gli uffici faranno proprio una scrematura se si tratta di un intervento di pronto decoro, cioè che per il quale è possibile intervenire con questo nuovo servizio, o se si tratta invece di un intervento da affidare agli uffici che hanno le manutenzioni ordinarie e straordinarie, ma di varia natura. Allora, consigliere, è un'ottima iniziativa per combattere il degrado? Sì, sicuramente è un'iniziativa che va a favore della città, dei cittadini e del nord del territorio. Finalmente iniziamo a sentire a parlare della località al nord, quindi quando si fa un'azione si inizia a ragionare una parte su Fiumicino e una parte sul nord. Questo sono contento, significa che la voce del nord inizia a sentirsi in amministrazione.
La lotta al degrado è arrivata un pochettino tardi, però è arrivata, prendiamo per buono quello che c'è, ora bisognerà lavorare per cercare di lottare questo degrado, quindi coinvolgere la cittadinanza in quelle che sono le azioni per la lotta al degrado, ma a partire anche dall'amministrazione con i controlli. Atteniamoci all'iniziativa, iniziativa lodevole, finalmente inizieremo a vedere le strade pulite e i cittadini potranno dare il loro coinvolgimento.